si prevede che entro 20 anni la flotta aerea civile mondiale sarà più che raddoppiata e potrà superare i 35.000 velivoli, macchine raffinate, potenti e complesse. È nei motori di questi velivoli che 8 volte su 10 sono presenti i componenti di cui Avio Aero è leader a livello mondiale. Si calcola che un aereo di ultima generazione sia composto da circa 4 milioni di pezzi e ciascuno di essi assolve funzioni fondamentali e ha elevati contenuti tecnologici. Per questo progettare e realizzare componenti aeronautiche è un lavoro importante, rigoroso e di grande responsabilità. Bisogna pensare che un motore commerciale deve volare oltre 20.000 ore, nelle quali percorre oltre 17 milioni di chilometri, senza avere bisogno di revisioni. Come fare 15.000 volte Milano-Roma e ritorno senza interruzione? Vediamo, per esempio, come funzionano i motori che fanno volare questi aerei, i motori turbofan. L'aria entra all'interno del motore attraverso il compressore, dove aumenta pressione e temperatura, e da qui viene convogliata nel combustore, dove brucia miscelata insieme a carburante opportunamente nebulizzato, come nel carburatore dell'automobile. I gas ad altissima temperatura e pressione così ottenuti fanno girare la turbina, suddivisa in alta e bassa pressione, che a sua volta trasmette il moto al compressore e al fan, una grande ventola posta davanti al motore che fornisce la maggior parte della spinta necessaria al volo dell'aereo. Un motore turbofan può superare i 5 metri di lunghezza e i 4 metri di altezza, per un peso superiore alle 7 tonnellate. La potenza erogata può raggiungere quella di 150 monoposto di Formula 1. Andiamo a vedere da vicino i sistemi progettati e realizzati da Avio Aero e di cui è leader mondiale. La trasmissione comando accessori. Si potrebbe paragonarla al sistema di comando degli accessori e della distribuzione del motore di un'automobile, ma molto più articolata. I suoi ingranaggi estraggono energia dall'albero del motore e la trasferiscono a tutte le utenze del velivolo e del motore. In pratica, tutto quello che vediamo e anche quello che non vediamo funzionare sull'aereo dipende dalla trasmissione comando accessori. Il carrello come i flaps sulle ali, tutta la fornitura elettrica, dai comandi del pilota alla luce di cortesia, i monitor per l'intrattenimento dei passeggeri o l'aria condizionata, e così via, dall'avviamento dei motori fino al fornetto scaldavivande. Questa scatola, a forma di mezzaluna rovesciata per essere meglio contenuta nel motore, è un concentrato di precisione e di alta tecnologia, in continua evoluzione per rendere il modulo sempre più affidabile. L'affidabilità raggiunta da questo componente è molto alta e consente intervalli di manutenzione molto lunghi, come se un'automobile avesse bisogno di un tagliando ogni 33 anni. Le trasmissioni comando accessori Avio Aero installate su velivoli commerciali hanno effettuato fino ad ora qualcosa come 500 milioni di ore di volo, ossia hanno percorso più di 650.000 volte la distanza tra la Terra e la Luna. La turbina a bassa pressione. È composta da una sequenza di pale fisse e rotanti, disposte in modo alternato, messe in movimento dai gas combusti. Girando a una velocità superiore ai 2000 giri al minuto, mette in moto un albero di trasmissione che porta il movimento al fan, principale responsabile della propulsione del velivolo. L'eccellenza delle turbine Avio Aero proviene da un grande lavoro di ricerca per quanto concerne i materiali e le soluzioni di design, che devono coniugare leggerezza e performance mantenendo elevate efficienze a temperature superiori ai 1000 gradi centigradi. Il combustore. Provate a tenere accesa una candela con un vento che soffia 400 km orari. È quello che succede nel combustore Avio Aero, grazie a un sofisticato studio aerodinamico. Qui il combustibile nebulizzato è miscelato con l'aria ed incendiato. La camera di combustione monta anche oltre 20 ugelli, che consentono di nebulizzare milioni di gocce di cherosene. Questo è il cuore del motore. È la combustione a fornire l'energia necessaria al suo funzionamento. Avio Aero, da oltre 100 anni, dedica un impegno concreto e costante nella progettazione e produzione di componenti e sistemi per la propulsione aeronautica. Operativo in 4 continenti, impiega 4.700 dipendenti, di cui 4.000 in Italia. Avio Aero è un esempio di eccellenza italiana, leader nel settore dei motori aeronautici e partner dei più importanti programmi internazionali.